La sistemazione dei nuovi autovelox su via Coccia di Morto a Fiumicino sta creando tanti dubbi fra gli automobilisti. Abbiamo per questo incontrato la comandante della polizia locale per fare un po' di chiarezza. Gli autovelox sono dei classici autovelox, quindi rilevatori della velocità, che abbiamo sostituito questi apparecchi con i vecchi precedenti, che erano vecchi di 15 anni. Quindi sono semplicemente degli apparecchi di nuova generazione che non fanno altro che rilevare la velocità, i limiti, il superamento dei limiti di velocità. Quindi non rilevano infrazioni a 600 metri come ho sentito, ma hanno un raggio di azione di circa 30 metri, 20-30 metri, e non fanno nessun altro tipo di contestazione, quindi non rilevano mancanza di assicurazione, né tantomeno la revisione, né il bollo, né tutto quello che ho sentito dire in questi giorni. Vogliamo dire se sono accesi o sono spenti? Me lo dica lei. Al momento sono spenti. Perché? Perché nel momento in cui si sostituisce uno strumento è necessario fare delle prove tecniche. C'è quel piccolo pezzetto di strada dove c'è il cantiere e c'è un limite di 30 km orari. Lì l'autovelox è tarato sui 30? C'è un autovelox tarato sui 30? Assolutamente no, perché al momento è un'area di cantiere quella a cui si fa riferimento, e al momento, essendo spenti gli autovelox, non rileva assolutamente il limite a 30 all'ora. Lo farà in futuro quando saranno di nuovo azionati, ma quando saranno terminati i lavori, quindi con il limite che l'ente proprietario della strada deciderà, che sarà, posso già anticiparlo, sui 50 km orari. Durante il sopralluogo di ieri nella zona degli autovelox, la comandante ha notato che i cartelli non sono adatti al tipo di operazione per cui verranno attivati. Ho visto che c'è un cartello che indica, oltre al classico stemma del famoso casco della polizia locale, quello sotto, quell'aggiunta di cartello che parla di area videosorvegliata. In questo caso questo cartello lo faremo rimuovere. Perché? Perché si mette quando gli strumenti registrano immagini. Non è questo il caso.